A riguardo del caso Bonet, che sta investendo anche e soprattutto la Lega Veneta, ne parla il vice sindaco Giancarlo Gentilini. Dall'ammiraglio al mozzo chiedo che tutti gli indagati o pseudo indagati lasciano le loro cariche e diventino cittadini come gli altri. Se poi saranno innocenti, allora ci sarà il plauso di tutta la nazione. Ma ho anche fiducia nelle forze dell'ordine, perché non credo che si lancino allo sbaraglio. Qualche verità ci deve essere. E se la Lega naviga nel caos dell'inchiesta, il vice sindaco saprebbe a chi affidare il timone del partito. Io credo che l'unico al quale ho sempre dato la massima mia disponibilità, ho detto che è Maroni, perché gli altri non li vedo all'altezza e non li vedo capaci di risolvere per la Lega questo momento tragico. Ma se il discorso cade sull'onorevole Pier Giorgio Stiffoni, Gentilini non ha dubbi. Giorgio Stiffoni non lo voglio più vedere nemmeno qui in comune e non lo voglio vedere neanche al K3. Basta, ha finito la sua vita politica in mezzo al mio popolo, perché il mio popolo ha dato una dimostrazione lampante al congresso non lasciandolo neppure parlare. Questo è il risultato di una demenziale politica portata avanti contro Gentilini.